Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Qua abbiamo già fissato un pezzo per il video di oggi. Oggi andremo a capire come sverniciare con la pistola termica. Ci sono certi oggetti che comunque non possono più essere carteggiati e basta, per vari motivi che ora andremo a vedere. Quindi, banda alle ciance. Avete visto il taglio di capelli nuovo, ragazzi? Avete visto che bello che è, ragazzi? Bando alle ciance, ciancia alle balle, andiamo a vedere come si svernicia il legno. Procediamo. Allora, ragazzi, come possiamo notare, il montante non presenta nessun tipo di difetto, quindi potremo lasciarlo così e carteggiarlo e basta. Questi sono scuri di finestre. Se andiamo a vedere nel dettaglio il pannello presenta tutte queste righe che sono spaccature dovute vuoi un po' al movimento del legno, vuoi un po' perché la vernice è vecchia e inizia a crepare. Quindi ora noi non possiamo andare a verniciare lo scuro in questione in queste condizioni, perché anche se noi innanzitutto potremmo aprire ogni singola spaccatura, ma non è un lavoro fatto come si deve. Se noi stucchiamo sopra, con il tempo comunque queste spaccature ritornano fuori, perché comunque la vernice è secca e quindi non ha più grip sul legno. Quindi in questo caso, quando notiamo tutte queste spaccature derivate appunto dai motivi che vi ho appena elencato, dobbiamo andare a sverniciare. Sverniciare, possiamo andare a sverniciare con prodotti chimici tipo lo sverniciatore, oppure possiamo andare a fare lo stesso lavoro con una pistola termica. Noi oggi andremo a vedere proprio come sverniciare un serramento o una qualsiasi cosa con una pistola termica. Andiamo. Innanzitutto, ragazzi, usiamo dei guanti di protezione, non perché possiamo tagliarci, ma perché la pistola termica e di conseguenza la spatola si riscalderanno molto, quindi rischiamo di andare a scontrare la lama della spatola e di bruciarci, e non in modo leggero. Quindi per la sverniciatura usiamo sempre i guanti. Come pistola termica usiamo una pistola termica a due velocità. Ovviamente la prima non ci basterà di sicuro come intensità di potenza di calore, andremo a utilizzare la seconda velocità. Quindi cosa faremo? Con la spatola e la pistola termica vi faccio vedere cosa si fa. Accendiamo la pistola termica e la lasciamo una decina di secondi che arrivi in temperatura, perché comunque ha una resistenza che si deve scaldare. Dopodiché, con una spatola pulita, ragazzi, pulita, iniziamo a scaldare a una distanza di circa 10 cm il nostro pezzo in questione che vogliamo andare a sverniciare, e noteremo che pian piano la vernice già, come potete notare, fa delle bolle, vedete? Quindi a questo punto la vernice è già staccata. Con la spatola andiamo a rimuoverla delicatamente, ragazzi, senza schiacciare troppo, perché altrimenti prendiamo anche il legno. Quindi pistola termica a una decina di centimetri, quando vediamo che inizia a fiorire andiamo e stacchiamo la nostra vernice in questa maniera qua. Vedete, non è una cosa difficile, ma è una cosa che richiede un po' di pazienza, ragazzi. Aspettiamo che fiorisca e andiamo a rimuoverla. Ora qua sotto, ragazzi, è andato una sorta di antiruggine. Fermiamo un attimo. Come possiamo notare, ragazzi, siamo arrivati a togliere tutta la vernice. Una volta, quando verniciavano, usavano dare l'antiruggine.
sul legno. È una cosa molto sbagliata, almeno perché sull'antiruggine difficilmente la vernice attacca. Quindi non è, io non uso mai l'antiruggine per il legno. Ovviamente questa, questo scuro, ragazzi, lo sverniciamo e poi riverrà di nuovo bianco. Dovesse venire color legno, allora qua poi dobbiamo andare a intervenire con la carta vetro, ma è un'altra lavorazione. Ogni tanto, ragazzi, quando facciamo questa lavorazione dobbiamo andare a pulire la spatola. Perché? Perché ovviamente quando noi sverniciamo la vernice si scioglie e ci si attacca sulla spatola in questa maniera qua, vedete? Quindi la lama non è più pulita e quindi è più difficoltoso andare a sverniciare. Quindi con un'altra spatolina andiamo a togliere i residui cristallizzati dalla nostra spatola, in modo maniera da avere sempre la spatola pulita per andare a sverniciare. Se abbiamo ovviamente dei residui, la lama non è più tagliente, quindi difficilmente riesce a levare bene la vernice. Per fare gli angoli ora vi faccio vedere come si fa. Quindi riaccendiamo la pistola termica e vediamo come trattare gli angoli. Gli angoli bisogna farli al contrario, perché se andiamo in avanti rischiamo che la nostra spatola si impunta. Quindi accendiamo di nuovo la nostra pistola termica, lasciamo 10 secondi che arrivi in temperatura, andiamo a posizionarci ovviamente in diagonale in modo da scaldare il punto che vogliamo sverniciare. Come potete notare inizia a fiorire anche sopra, ragazzi, ma non interessa l'angolo. Con la spatola inclinata andiamo in questa maniera qua, ragazzi, all'indietro, piano piano, a rimuoverci la nostra vernice. Senza, facendo in questa maniera, ragazzi, riusciamo a farlo tranquillamente senza andare a incidere il legno. Quindi nel piano teniamo la spatola in piano, nell'angolo andiamo a tirare verso di noi in questa maniera qua, ragazzi. Anche questo, come altri lavori, richiede una sorta di pazienza. Ogni tanto dobbiamo sempre pulire la nostra spatola per non avere residui di vernice. Vi consiglio sempre di sverniciare per il verso del legno, ragazzi, perché se andiamo di traverso rischiamo di far impuntare la spatola nella nostra venatura del legno. Quindi andiamo avanti e continuiamo a sverniciare. Facciamo raggiungere la temperatura giusta alla nostra vernice in modo da staccarla. Quando fiorisce, come potete notare, già si stacca da sola. Non insistiamo troppo, altrimenti bruciamo il legno sotto. Quando fiorisce, ragazzi, dobbiamo spostare ovviamente la nostra spatola, perché se stiamo fermi in un punto, vi faccio vedere cosa succede. Se io sto tanto fermo in un punto rischio di bruciare il legno e allora poi rimane la macchia nera, sarà difficoltosa da levare, perché il legno bruciato è una cosa difficilissima poi da ripristinare, ragazzi. Quindi camminiamo e il nostro pannello si sta sverniciando nell'angolo sempre al contrario, in questa maniera qua. Poi partiamo, diamo una pulita alla nostra spatola, ragazzi, per togliere sempre i residui, perché altrimenti, come detto, non riusciamo a ottenere un risultato soddisfacente. Ripartiamo sempre per il verso della venatura, mai di traverso, ragazzi,
perché rischiamo, come detto, di incidere il legno, e ripartiamo. Quando vediamo che fiorisce, pian piano iniziamo e andiamo avanti. Non è un lavoro faticoso, ma è un lavoro lungo, ragazzi, di pazienza. Andiamo avanti. Vedete come si stacca facilmente? Senza nessuna fatica io riesco a rimuovere praticamente la mia vernice con una passata unica, senza dover fare sempre questa maniera qua, perché ogni volta che facciamo questo movimento rischiamo di andare a incidere il legno, eh? Quindi passata unica, diamo il tempo alla pistola di scaldare bene il materiale e riusciamo. Ci fermiamo a pulire di nuovo la nostra spatolina e riusciamo in una passata sola a levare praticamente tutta la vernice. Se non ci fosse stato l'antiruggine sotto, ora invece di vedere l'antiruggine, ragazzi, avremmo visto ovviamente il legno. Andiamo avanti. Vedete la semplicità? Spatola, inclinazione di circa 45 gradi, scaldiamo e andiamo avanti. Arriviamo all'angolo, ci fermiamo, ricominciamo la lavorazione da dove eravamo rimasti. Usate anche sempre una mascherina, ragazzi, per evitare ovviamente i fumi provocati dalla nostra pistola termica, perché sono nocivi. Quindi vi consiglio guanti e mascherina per evitare di respirarvi ovviamente i fumi derivati dalla vernice che scaldandosi emana. E andiamo avanti, come già detto tante volte. Quando la vernice inizia a fiorire, siamo pronti per sverniciare. Senza fatica e senza problemi di intaccare, ovviamente, il nostro pezzo. Guardate com'è facile, ragazzi, è una cosa semplicissima. Ovviamente puliamo sempre la nostra spatola, come potete notare cristallizza parecchio nella nostra spatola, vedete? Quindi la lama non è più pulita dalla nostra spatola e c'è il rischio che non riesca a levare bene la nostra vernice. Ripetiamo gli angoli, partiamo dall'angolino, proprio l'inizio dell'angolino lo facciamo appena appena in avanti e poi partiamo all'indietro. Così non rischiamo
di incidere il legno e poi diamo una passata di piatto in avanti e rimuoviamo proprio l'intero pezzetto di vernice. Ora qua abbiamo un tondo, andiamo a vedere come sverniciare il tondo. Allora ragazzi, per quanto riguarda il pannello possiamo notare che l'abbiamo sverniciato, ovviamente qua abbiamo detto che c'è l'antiruggine, poi andremo a carteggiare e andremo a riverniciarlo bianco. Per quanto riguarda il tondo ragazzi, procediamo più o meno nello stesso modo. Intanto iniziamo a sverniciare il piano. Sempre quando fa le bolle ragazzi, vedete? E partiamo come prima. Un video un po' lungo ragazzi per spiegarvi bene la sverniciatura, quindi spatola sempre inclinata di circa 45 gradi, andiamo a sverniciare ovviamente anche il piano. Ora qua ho la morsa, mi fermo. Abbiamo sverniciato il piano ragazzi, per il bordo ci concentriamo tanto perché nei bordi di solito rimane meno vernice, quindi è più difficile da asportare, e lavoriamo in questa maniera qua con la spatola inclinata a 45 gradi di costa ragazzi. In questa maniera qua riusciamo tranquillamente a rimuovere tutta la nostra vernice senza arrecare danni al legno. Piano in piano, inclinata nel tondo, in questa maniera qua ragazzi, sempre dal davanti verso il dietro, eh? Lasciamo scaldare bene. E abbiamo sverniciato, non mi voglio prolungare troppo perché altrimenti poi mi dite ragazzi 20 minuti di video per imparare a sverniciare, però ci sono, non è difficile, poi anche nelle cornici possiamo fare aiutandoci magari con un cacciavitino a taglio invece che la spatola che si infila molto facilmente nel legno, possiamo usare anche un cacciavite a taglio dove abbiamo delle cornici. Non mi voglio prolungare troppo, ma volevo solo farvi capire quando notiamo quelle famosissime e fastidiosissime spaccature, non andiamo a stuccare ragazzi, andiamo a sverniciare perché altrimenti facciamo dei danni. Quindi ora vi ho fatto vedere come sverniciare un pezzo di uno scuro, poi sverniciare una finestra o una porta, non cambia niente. Quindi ragazzi, un video un po' lunghino, lo ammetto, però spiegavolo in 2 minuti non è facile, l'ho fatto un po' in diretta, quasi tutto in diretta, per farvi vedere veramente com'era il risultato. Ovviamente sembra un assurdo, ma più vernice ha il pezzo più è facile sverniciarlo. Se abbiamo solo una passata di vernice difficilmente con la pistola termica riusciremo a levarla, quindi se vediamo che comunque in qualche bordo non riusciamo a portare via tutta la vernice, perché comunque nei bordi è sempre dove ce n'è meno, leviamo quello che viene via, poi andremo a carteggiare. Comunque la procedura che io utilizzo per la sverniciatura è questa. Ovviamente l'altra volta abbiamo fatto un video un po' comico, oggi facciamo un video un po' più serio. Il nostro canale è questo, e vogliamo intrattenervi e farvi fare anche 2 risate che di questi periodi non guastano mai, però comunque anche quando facciamo 2 risate i contenuti sono mirati per farvi capire quello che volevamo farvi capire. Per questo video è tutto ragazzi, ho sporcato tutto il magazzino e vabbè, andiamo avanti così. Ci vediamo alla prossima. Per un prossimo tutorial vi invito a iscrivervi alla scuola di falegnameria, giovedì, non questo, il prossimo, uscirà il primo video e potrebbe esserci già il regalo, non si sa, può essere nel primo o nel secondo video, e poi vi farò vedere che cosa sarà il regalo. Quindi bando alle ciance, allenatevi per la sverniciatura, fatemi sapere nel video sotto se qualcuno di voi lo sapeva, se qualcuno non lo sapeva, chi non lo sapeva ora lo sa, chi lo sapeva
non lo so. Meglio per lui, lo sa. Quindi il mio detto è questo, detto giusto. Alla prossima. Ciao ragazzi.